ancora su questo palco. Emozione, eh? Posso fare una cosa? Grazie di questa accoglienza pazzesca. Posso fare una cosa? Non, dimmi. È facile cantare davanti a sti tre, eh? Lo so. Non è facile. Beh, ma era io che si è commossa, era un po' che non la vedevo. Giuralo! Erano tre o quattro puntate, eh? Allora. Io devo fare una cosa, devo... Grazie. Uno, per ringraziarti di essere venuto qua, perché per noi è importantissimo, e due, perché la scorsa settimana hai compiuto gli anni. Per noi è un sì. Hai auguri! Sì, è un sì. Guarda che io vi seguo tutte le puntate. Infatti stasera sono un po' dispiaciuta, sono felicissima di essere qua, però un po' mi perdo la puntata, capito? No, te la puoi guardare nel camerino. Non è la stessa cosa, non è. Però cercherò di... Non viene il tuo camerino, Facchinetti. No, non per quello, perché era più vicino, era più vicino. No, però cercherò di seguire, perché poi i ragazzi sono veramente fantastici. Io li ho potuti incontrare... Fate un lavoraccio, voi no. Veramente voi tre, è dura. Oh, ci segue, dura. Ci segue. Ci segue veramente. Che noi abbiamo fatto. Ma veramente noi, io credo che il 60-70% delle cantanti cantavano di ogni età che si sono, cantavano tutte te, volevano essere te, ma averti visto dal vivo veramente sei inimitabile. Sì, veramente. Grazie. Io volevo chiedere una cosa a Mara. Grazie Simone. Ma Mara, secondo te, questa ragazza qua è collocabile discograficamente? È collocabile ovunque. Pertinente, una domanda per me. È collocabile ovunque. Sei devo buona, dire che lei è veramente formidabile. Devo farti i miei complimenti perché tutte le volte mi tiri dentro. Non c'è niente da fare. Cerco di resisterti, ma non ci riesco. L'emozione, l'emozione! Allora, tra l'altro, se ci hai seguito... Intanto. No, vabbè, ci mancherebbe altro. No, veramente. Sei un pilastro della nostra musica, per cui insomma. Dai, sta questo... buono. No, veramente. Dai. È la verità. Allora, no, però siccome... è veramente bello stare qua, veramente. Io lo devo dire, è bello. Grazie. È un messaggio anche per gli altri cantanti italiani, così, tra le righe. Allora, siccome ci hai seguito, quindi avrei visto anche Tony e Antonio cantare le tue canzoni. Sì, assolutamente. Come hanno cantato? Sì. Benissimo. Andati bene. Benissimo. Io poi soffro tanto quando, cioè, perché so i passaggi, anche per me a volte sono difficili. Momento di ansia. Sì, e quindi come se forse a Morgan succede un po' come cantargli dietro, no? E quindi sapere dov'è il momento in cui loro magari. Però bravissimi. Non poi dirmi che hai televotato anche. Allora, io è successa una cosa buffissima. Mi fa ridere la scena, simpatico. Allora, una volta ho dovuto televotare perché mi stavano facendo fuori uno dei cantanti miei preferiti. Allora, dillo. Che poi Antonio. Antonio Marino, che salutiamo. Oggi era in lacrime perché è uscito e sei arrivata tu e dice io non ci sono più, insomma il mio mito, ma veramente Antonio ti adora ed è giusto che sia così, e aver detto questa cosa credo che sia morto, speriamo di non. Allora, siccome anche noi teniamo molto a te, io so che dopo tornerai qui e farai qualcosa con Morgan. Sì, ho l'onore di duettare col maestro. Sì. Attenzione. Col succhino di Morgan. No, sì. Ti porto a vedere il succhino di Morgan. No, ma aspetta, perché vede la marca? Che il succhino di Morgan è qualcosa. È una marca global. No, o è una qualcosa. Marca... Ma è famosissimo in tutto il mondo il succhino di Morgan. Io lo assaggio. È veramente cos'è? Non assaggiarlo. Però so che tornerai con Morgan e farete insomma un'altra esibizione. Certo. Su cosa? Non so che cosa sia. Ok, Giorgio, ci vediamo dopo, prego.